Wikimedia Commons è una raccolta di file multimediali liberi e contiene più di 11 milioni di elementi tra immagini, video e audio. Serve ad illustrare le voci di Wikipedia, ma non solo. Nel settembre del 2011, il concorso Wikiloves Monuments ha incoraggiato migliaia di persone in tutta Europa a caricare foto e video di monumenti e beni culturali. In un mese sono state caricate più di 170.000 foto, e circa 25.000 di queste provengono dalla Francia. Ad est di Parigi, per esempio, sono stati fotografati o filmati più di 150 monumenti della Senna e Marna. Questa mappa è prodotta in maniera collaborativa e i suoi dati sono liberi. È il progetto OpenStreetMap, che consente anche di aggiungere contenuti geolocalizzati da Wikimedia Commons. Possiamo allora ottenere una mappa che contiene tutte le immagini di monumenti e beni culturali della zona raccolte durante il concorso Wikiloves Monuments. Ed eccoci sull'account Flickr di Tourism 77, gestito dal Consiglio Generale di Senna e Marna. Le foto dei monumenti della regione caricate durante il concorso Wikiloves Monuments possono essere utilizzate da questo ente pubblico perché sono libere. Ma proviamo ad andare oltre. Se i cittadini e i turisti potessero contribuire su Flickr ad un gruppo Senna e Marna e fossero incoraggiati a rilasciare questi contributi con una licenza libera, immaginate la mappa che potremmo ottenere e chissà quante applicazioni per cellulari si potrebbero inventare. Anche questa è cultura libera. Riscoprire il proprio territorio e contribuire alla diffusione dei tesori locali. A partire dal 2012, Wikimedia Italia promuove il concorso Wikiloves Monuments anche in Italia. Partecipa anche tu. Quello che facciamo per la cultura libera, in realtà, lo facciamo per noi.